Bene, andiamo allora a raccontare la prima, quando ad un'attrice gli era stato regalato un pappagallo che però gli dava abbastanza fastidio. Allora gli viene regalato questo pappagallo, lo porta con sé in camera, l'attrice toglie le calze, toglie le mutandine, toglie il reggipetto e il pappagallo... È un colpo quanto sei buona! Ma questo pappagallo, la seconda sera ancora una volta, toglie le mutandine, toglie le reggicalze, toglie le reggisette... È un colpo quanto sei buona! Ah, ma il pappagallo insiste allora. Vediamo se lo fa ancora un'altra volta, dice l'attrice. E togliendo la terza sera ancora gli indumenti, il pappagallo esclama: È un colpo quanto sei buona! Anche l'attrice arrabbiatissima gli fa: Ma sta zitto, non lo vedi quanto sei piccolo? È già piccolo, ma so tutto uccello. Andiamo adesso in un manicomio, grazie. Andiamo adesso in un manicomio quando due matti stavano mettendosi la so. Per fare, la sa, meno male, per fare uno scherzo al barbiere. Oh, sì. Vieni qua. Sì, sì. Volevo fare uno scherzo dal barbiere. Dal barbiere. Adesso che ci viene a tagliare i capelli. Sì, facciamolo. Allora, piantami 3 chiodi in la testa. 3? Sì, così adesso quando viene a tagliarci i capelli... Gli samarrono tutta la forbice. Gli samarrono, sì, sì. Piantami sì. Sti 3 chiodi in la chiodi, testa. Sta fermo, sta fermo. Fa pianino, ferma. Oddio. Sta bonino. Oddio. Sta fermo, il terzo. Oddio. Oh, ma che te lamenti? Dico, cerca di chiappare il chiodo, che si mi chiappi in la testa. Bene, andiamo a parlare di un'altra categoria, diciamo così, da categoria quelli un pochino nocioni, quelli un pochino, come diciamo noi, un pochino, insomma, non, con qualche rotella di meno. Sì. Questo giovanotto, quando saliva sul pullman, timbrava sempre 2 biglietti. Due biglietti. Un signore, incuriosito da questo strano atteggiamento, si rivolge al giovanotto e gli fa: E mi scusi, vero, io prendo con lei l'autobus tutte le mattine e noto che lei puntualmente... timbra sempre 2 biglietti, mi scusi la curiosità, ma come mai timbra 2 biglietti? Perché io timbro sempre 2 biglietti? Sì, volevo sapere. Ma scusi, ma che ci vuole a capirlo, mi scusi, E mi dica. Se disgraziatamente io perdessi il primo biglietto, ho subito il secondo biglietto da esibire. Ah, ho capito, lei si premunisce. Ma scusa, ma a me mi sembra una spesa inutile, no? Basta un biglietto, lei ne prende 2, è una spesa inutile. Ma che spesa inutile che c'ha il prosciutto del cervello? Scusi, sarà molto maggiore la spesa della contravvenzione che quella di pagare 2 biglietti. Ah, è vero, lei dice sì, beh, ho capito. Ma scusi, se insisto, ma mettiamo il caso che lei perdesse anche il secondo biglietto. Mettiamo il caso, li perde tutte e 2. Se perde anche il secondo biglietto? Che fa? Oh, e mia, io non sono cione. Io c'ho l'abbonamento! Ah.